Benji Price, tu e i tuoi compagni della St. Francis vi ritenete gli unici campioni in circolazione. Ma da oggi avete un rivale molto temibile. All'attacco, Bruce! Dobbiamo pareggiare a tutti i costi! Facciamogliela vedere! Lo sapevo che sarebbero arrivati in finale. Ancora quel piccoletto sulla mia strada, Oliver Hutton. Ma non riuscirà a fare una sola rete. Sono o non sono il grande Benji Price? La capacità i di primissimi entrare. Ollie e Benji quando avevamo io c'avevo 13 anni e io 12 11 più o meno. Tu pensa che la mamma faceva la direzione del doppiaggio, pensa a questa quantità di ragazzini in sala. Beh, tu non hai non sì perché all'epoca uno una volta si è chiuso dentro al bagno perché in alto io l'ho menato, sì. Ricordi quello? Uno a caso. No, era Cristian Fassetta. Era Cristian Fassetta, sì, che sì. Si chiude dentro al bagno perché c'era un altro. Rory Manfredi. Esatto, senza far nome e cognomi, no? Ecco. Senza far nome e cognomi. Ciao Cristian! Adesso è fuori Italia. È fuori, sì, mi pare che in sia America. Boston. Sì. Però scusami, io devo aggiungere una cosa. E aggiungila, se la devi, eh? Sì, assolutamente, perché è dovuto. Visto che poi questo è un DVD di Ollie e Benji. DVD-ers. Un DVD-ers. O DVD, che dir si voglia. A me fa un po' ridere DVD perché insomma è DVD. Io devo ringraziare, e credo che anche Giorgio lo farà, Fernando Piacentini. Ah. Perché Fernando Piacentini, che è il titolare. Ah sì, titolare, scusa, devi raccontare questa, spero che tu racconti quella. Io no. Non lo so, io devo ringraziarlo perché Fernando Piacentini, che è il titolare della ITS, dalla prima serie. Adesso queste ultime no, perché siamo diventati grandi e grandicelli. Ma è stato eccezionale, perché tutti i pomeriggi che noi andavamo a lavorare, tutti i pomeriggi lui ci faceva trovare la pizza. La merenda. A verso le 5 così. Lui mandava una persona verso le 4 e mezza, le 5, in pizzeria, ordinava 3-4 teglie di pizza. Stavo dicendo TL. TL. Mandava una persona e questa arrivava con la pizza e noi facevamo la merenda. La merenda, con le Coca-Cola, l'aranciata. Ma sta fermi tre quarti, cioè quel discorso dicevo dei tempi, no? E quindi va ringraziato perché devo dire che è stato l'unico. Io, anche Giorgio, da bambini abbiamo lavorato tantissimo. Rispettavano tutte le pianificazioni più leggere, sì, quello che vuoi. Però questa gentilezza. No, no. Ma proprio così tanto tempo. Io Fernando è veramente una persona distinta. Il direttore del doppiaggio, Teo Bellia e Flavio De Flavis, qualcosa da dire? Beh, sono due professionisti, li conosciamo da tanti anni. Mi guardi e ridi? No, che ne so, mi guardai e pensavo mi volessi dire no, perché meno male ho detto prima Piera Vidale, perché avevi lasciato, insomma, no, sì. Mi guardavo perché... Sì, mia madre le ultime due serie non le ha fatte perché... Non le ha fatte. Si è ritirata. E ha fatto bene, però ogni tanto ci manda delle cose buonissime. Sì, giusto? Ogni tanto manda delle cose da mangiare. E quindi, sì, adesso fa la nonna, anch'io ho una bambina, lui fra un po'... Speriamo, voglio dire, sennò mi sa che... E quindi niente, che dire, Flavio De Flavis, io lo conosco da tanti anni, anche lui, io ci ho fatto i Jackson 5 con Flavio che faceva la direzione del doppiaggio. Teo si conosce, Teo è un amico, grande, insomma, grande amico, voce, amico anche radiofonica, e, insomma, sono due serie professionisti che secondo me... Massimiliano Manfredi? Beh, Massimiliano... Cioè, tu ci nomini tutte persone con le quali noi siamo cresciuti. Ma Massimiliano Manfredi, allora ti racconto una cosa di Massimiliano Manfredi. Noi, voglio dire, siamo tutti di una statura più o meno... Vabbè. Parla per me, dai. No, no, nel senso, più o meno, no? Normale. Massimiliano Manfredi, non so se l'avete intervistato... È un cicognone, un pennellone alto, ma era così pure a 16 anni. Sì. Quindi io mi ricordo, quando eravamo tutti... più o meno piccoletti, Fabrizio più o meno è rimasto tale. Io sono sviluppata tardi. Tardi, capito? E c'era invece Massimiliano che si metteva tutto da una parte, perché se stava in mezzo copriva lo schermo, sì, così, sì. E se buttava con la testa così, perché quando doveva toccava a lui. È sempre stato alto, capito? Sì, e sì. Questa è una curiosità. Vabbè, in questi nuovi poi, insomma, bravissimo. E mi ricordo la vocetta che faceva allora, ho detto, ma Massimiliano questa voce muore. L'ultima perché serie ci siamo fatti i nostri più o meno sono rimasti no sono cresciuti beh noi quando siamo andati in sala all'ultima serie che abbiamo fatto l'altro anno, io mi ricordo che sono entrato in sala e mi hanno detto, allora guarda, i primi 15 episodi sono di racconto, nella storia c'ha 8 anni, così eravamo tutti così, io ce n'ho 35. Esatto. Cioè, che fa? Ma sentire la voce di Massimiliano che faceva, no, voglio sentire Manfredi,
è stato divertente. Sembrava una cosa divertentissima. Sì. Vittorio Guerrieri. Warriors. Ripeto. Detto Ermurena, Ermurena, questa non ve l'ha detta. Vittorio Guerrieri detto Ermurena. L'ha intervistato perché... Vittorio? Ah, no. Vittorio è impegnato. Peccato. Però comunque lui è detto Ermurena perché a parte di sempre questo moto, questo scooter, insomma, un po' maranza, perché c'ha un po' i capelli. Sì, ha 70 anni sembra uno di 35. Esatto, come noi. No, persona simpaticissima, bravissimo doppiatore anche lui. Ben doppiatore di Ben Stiller, di altri vari personaggi. Antonella Baldini? Beh, una sorella. È una sorella. Antonella, Rita, Oreste, Nanni. Capisci tu? Siamo tutti fratelli, perché ripeto, siamo cresciuti tutti insieme. Quindi... E poi è una famiglia che continua ad esserci, perché noi regolarmente poi tutti Rita, i giorni lavoriamo insieme. Rita è una persona molto importante per noi attori, doppiatori, insomma, del mondo dello spettacolo, perché è molto impegnata per le rivendicazioni della nostra categoria. Quindi da qualche anno si è un po' più dedicata a questo e a volte rischia di essere scomoda per qualcuno e non se lo merita, perché il suo impegno è fondamentale per la nostra categoria ed esemplare. Assolutamente. Bella alcuni questa, personaggi detto, minori. Scusate, alcuni personaggi minori, Fabrizio Mazzotta, Massimo Corizza, Stefano Nofri. Che dirti, Massimo e il Revuccio insieme a Fabrizio. Detto RC, Massimo, detto RC, ti dico tutti sopra noi. Cocozza. Ho detto Cocozza. Insieme a Fabrizio si sono dedicati tantissimo ai cartoni animati giapponesi, ne fanno a bizzeffe, insomma, anche Fabrizio Mazzotta, a parte che Fabrizio Mazzotta è un grandissimo fumettista, bravissimo, cioè, ma veramente bravissimo. Se uno si dovesse fare una domanda e dire ma perché questo non ha avuto un successo, per motivi di prima, motivi parlavamo, ma io ti parlo veramente a livelli incredibili, cioè Fabrizio fin da quando eravamo piccoli faceva uno schizzetto e tu rimanevi a bocca aperta, schizzetto che la penna, no perché sai, non si sa mai, bisogna mettere bene i puntini. E, siamo un prodotto per bambini, ecco questa no la nel senso magari c'è sputa no da prima del partito una cozza, te ne sei accorto, no? Cocozza. Esatto, sono accorto io. Ah, è arrivata, no. L'hai presa? Vabbè, c'hai occhiali, dai, vabbè, che tempo. Poi dopo fai la doccia e stavamo tutti e... Paracco, hai visto come riusciamo a parlare romanesco mentre ci buttiamo nella cosa e poi quando sali metti di fronte a questo regia, vai, perfetto, pazzesco, è un meccanismo. E Stefano Onofri un altro. Io Stefano Onofri l'ho visto in uno spettacolo in teatro in cui era bravissimo. Lui fa molto teatro, canta in maniera esilarante. Bravo, canta benissimo. Il primo spettacolo invece teatrale l'ho fatto con Fabrizio Mazzotta. Hai capito? Ecco. Era uguale. E poi ha fatto Carabinieri, quindi lega le due cose. A distanza di 15 anni, 16 anni. Chiudiamo con Laura Boccanera e Sergio Matteucci. Allora, io Sergio Matteucci durante Holly Magic non l'ho mai visto, perché ha sempre fatto la una separata e faceva la... Però mi domandavo quando ero piccolo, vedevo ste pappardelle, ho detto madonna questo poveraccio, deve parlare tutto questo. Poi dopo con l'avvento del contratto a righe ho detto ma me l'ha dato lui, certo. Alla fine, capisci? Dici, stava sempre fuori campo. Vedevi però... che lui arrivava ai turni con la Bentley, capito? Con il motorino. Esatto. Forse dobbiamo fare lo speaker. Faccio per lo speaker, che faccio i protagonisti, però. Con la Bentley Cabrio. Esatto. E Laura, vabbè, Laura. Abbiamo parlato sorella di Fabio. Fabio, anche lei, insomma, Candy, tutto ciò che... Giulia Roberts. Jodie Foster. Jodie Fostex. Ben Gazzara. Tutte le ha fatte lei. Lino Patruno. Doppiati tutti lei. E Mario Merolo. Ma come è venuto? Lino Patruno. Non lo so perché, ma è venuto il sax, è venuto Lino Patruno. Il sax. A proposito di... E Laura faceva la mamma di Holly, quindi... Ah sì? Non hai saputo? No. Vi lascio liberi con dopo queste ultime tre domande. Ci lascia liberi. I cartoni delle Benji lo consiglieresti ai genitori per i bambini? Ma io direi proprio di sì. Ma sì, guarda, io una cosa che non consiglierei è una serie che ho fatto io, che sono i Teletubbies. Ah. Non li consiglierei a nessuno. Perché? Non so se li hai mai visti. Sì, ecco, quelli mi chiedi perché? Con il pigiamino. Mi chiedi perché? Che facevano? Quelli che... Cappello, cioè tutto così. Deficiente. Sì. Io pensavo... Era molto infantile. No, l'unica cosa, ecco, che starei attento, spiegherei quantomeno ai bambini, che io giocando anche a calcio e facendo il portiere della nazionale calciatori, neanche a farlo apposta,
Io qui i tuffi non riesco a fare, perché non è vero, non dire. Tu Fabrizio non giochi in questa nazionale. No, ho lasciato già una rotula da qualche parte, sì, adesso devo andare a prendere. Sta ancora aspettando lì, l'ha lasciato in pegno. C'ho un legamento intorno al collo. Quindi quei tuffi, quei voli che fanno, insomma, sono cose che possono essere possibili infinita. Solo nei cartoni animati, però. Ah, ma l'ho detto, tu sei portiere che ti fanno sempre gol, me l'ha detto Vivio, che ti fanno sempre gol. Ecco fatto. Marco, vogliamo parlare di Marco Vivio? Marco Vivio, secondo Marco me. Marco Vivio? Che? No, si è buttato? Sì. Pazza! No, scherziamo. No, Marco mi fa sistematicamente gol a ogni derby. Beh, del Marco, cuore. Però, Milano, a Roma. Però Marco gioca. A parte il fatto che c'ha 10 anni meno di me, e quindi già quelli già si il fiato è ancora buono, il suo già l'alito è andato. Sarà che c'ho fame? Parla più. Lo capite qua? Guarda, diventava nero il microfono. E tu ci ridi, ma tante volte può capitare la mattina che qualcuno, perché c'ha qualcosa nelle corde vocali, si butta giù alici, d'aglio. Le corde vocali, vabbè, ma l'ascelle come metti? Sull'ascelle lì ci si fa niente. Ci voglio dare un bacetto davanti alla telecamera? Poi. Grazie per questi 32 anni di professione. A presto. Ma ragazzi, la vostra squadra del cuore del calcio qual è? La mia è la Roma. Grazie di tutto.